Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo, ultimo capitolo dedicato all'epopea di Arkane Verchoser, l'uomo, l'entità, l'individuo che ha posto fine al mondo di Warhammer. Nelle scorse puntate abbiamo visto come piani orditi millenni prima avevano portato alla nascita di questo grande campione del caos, il quale aveva completato la sua ricerca dei tesori ed era stato dal demone Belacor, lo stesso demone che voleva sopraffare l'idea del caos, incoronato dominatore della fine dei tempi. Il palcoscenico quindi è pronto per l'ultima guerra del mondo di Warhammer, che poi porrà definitivamente fine all'era del vecchio mondo e all'inizio dell'età del mito. A questo punto Arkane è pronto a fare la sua mossa. Il primo editto che Arkane fa nella sua nuova veste di campione del caos, di dominatore della fine dei tempi, è di inviare a sud un'armata composta da Varbeck Chrome, suo autoproclamato araldo, e dai fratelli Glott. I fratelli Glott in realtà compongono gran parte delle forze di Nargol di cui Arkane può disporre per la caduta del vecchio mondo. Arkane giura di distruggere l'impero degli uomini, lo stesso impero dal quale egli proveniva. Le armate del caos a questo punto partono da nord e si dirigono a sud. Kislev viene rasa praticamente al suolo, Prague, Kislev, le grandi città che avevano resistito all'invasione del caos del precedente grande campione del caos, Asa'Barkul, non riescono ad opporsi neppure all'avanguardia di Arkane. Altdorf viene attaccata e rasa al suolo, e soltanto il sacrificio di numerosissimi eroi del mondo di Warhammer, Kurt Herborg, Ludwig Schwarzenhelm, Lowen, Cuor di Leone, il re di Bretonia addirittura, si sacrificano per salvare questa città, che viene all'ultimo secondo salvata dall'intervento di un re di vivo, Karl Franz, il quale, assorbendo il potere dell'Empireo, perché in quel momento a Ultuan il vortice magico di Caledon Dovaldrani era stato sciolto, quindi nonostante Ultuan poi sprofondi sotto il livello del mare, i venti della magia che la tenevano a galla trovano ognuno di loro un ospite mortale, creando appunto quelli che sono gli incarnati dei venti della magia che torneranno utili nel prosieguo di questa storia. In realtà, mentre Arkane manda avanti la sua avanguardia a combattere contro gli uomini, egli stesso si dirige verso Middelheim. Dovete sapere che ogni qualvolta un campione del caos, dominatore della fine dei tempi, fa il suo ingresso nel mondo di Warhammer, un campione della luce nello stesso momento appare per contrastarlo. I campioni della luce sono dei personaggi di pari rinomanza rispetto al guerriero degli dei oscuri, che si ergono come difensori delle razze del mondo di Warhammer. A rotazione sono stati nani e elfi ad opporsi ai poteri del caos, l'ultimo è stato individuato in un fanciullo, in un ragazzo, Balten, un contadino al quale è stato assegnato il ruolo di difendere il vecchio mondo dal più grande campione del caos che si sia mai visto. A Balten viene dato come simbolo del suo potere, del suo status di campione della luce, il potente martello Galmaraz, un'arma brandita addirittura da Sigmar Umberogeno, quindi uno degli oggetti magici più importanti del mondo di Warhammer. E con esso Walter si reca a Middelheim, la più grande delle fortezze ancora in piedi del vecchio mondo, per opporre resistenza contro gli eserciti di Arkane. Ed è lì che il dominatore della fine dei tempi, con il grosso del suo esercito, si reca per distruggere l'ultima speranza dei popoli liberi del mondo di Warhammer. Ovviamente la battaglia di Middelheim è lunghissima, vengono fatte sortite dall'Ordine dei Cavalieri della Pantera. Tutti gli sforzi dei popoli liberi però non valgono a nulla contro il potere grezzo che scorre nel corpo del campione del caos, il quale, senza il minimo sforzo, sfida a duello Walten, lo sconfigge, lo abbatte, lo decapita addirittura e prende per sé il martello simbolo del dio dell'impero, quello stesso dio di cui Arkane negava l'esistenza e che ha dimostrato essere null'altro che un uomo che gli esseri umani hanno reso tale. A questo punto Arkane dà luogo all'ultima fase del suo piano. Con l'aiuto degli Skaven scoprono nei sotterranei di Middelheim un antichissimo congegno degli antichi. Dovete sapere che nel mondo di Warhammer, al polo nord e al polo sud del mondo, si trovano due enormi concentrazioni di energia, i cancelli polari che consentivano agli antichi di spostarsi attraverso vari mondi e che il crollo di quest'ultimi ha fatto sì che il caos entrasse nel mondo di Warhammer. Questi due cancelli, in equilibrio, mantengono l'energia satura del mondo di Warhammer e quindi ne impediscono la distruzione. Arkane, con questo congegno, intendeva aprire un altro portale verso il mondo del caos
e sbilanciare questo equilibrio, distruggendo al contempo tutto quello che alla fine era vivente, abitava il mondo di Warhammer, distruggendo il mondo di Warhammer stesso, ponendo fine, in un certo senso, al grande gioco delle idee del caos e dimostrando che un uomo poteva addirittura sovvertire quello che era il volere degli dei. A questo punto Archaon riunisce tutti i suoi uomini, tutti i suoi migliori generali a Middelnane e si prepara per questo oscuro rituale, consapevole però del fatto che al mondo di Warhammer è ancora rimasta molta molta forza per opporsi a questo suo disegno. E ovviamente questa cosa non tarda ad arrivare, perché è vero, un campione della luce singolo è stato ucciso, è stato eliminato, non c'è un eroe che può opporsi ai voleri del dominatore della Flora dei Tempi, ma il potere grezzo che è stato sciolto dal vortice ha dato vita a 8 incarnati, uno per ogni vento della magia, che adesso in concilio si oppongono al volere di Archaon. I nomi di questi personaggi sono famosissimi. Il vento dell'Imperio, come dicevo, viene assorbito dal corpo dell'imperatore Karl Franz. E purtroppo non è più l'imperatore Karl Franz che noi conosciamo, ma è addirittura, facendo un piccolo spoiler, lo stesso Sigmar rinchiuso all'interno dei venti dell'Imperio, che prende corpo nel proprio successore, nonostante i millenni trascorsi, e assume le parvenze dell'imperatore Karl Franz. Il vento della morte prevedibilmente si reincarna in Nagash, il vento della vita nella regina eterna degli alti elfi Ariel, il vento dell'ombra nel re stregone Malekith, o meglio il re stregone re fenice Malekith l'eterno, il vento delle bestie viene incarnato nel Gringo a pelle di ferro, nel capoguerra degli orchi più terribile e potente che ci sia, il vento del metallo in Balthasar Gert, supremo patriarca dei colleghi della magia, e il vento del fuoco in Caradrian, supremo comandante della guardia della Fenice. Questi 8 incarnati si riuniscono ad Athelloren e insieme pianificano il salvataggio del vecchio mondo. Come fare? Guidare insieme una forza congiunta di tutte le forze dei popoli liberi del mondo di Warhammer, puntare verso Middelnane e cercare di impedire ad Archaon di compiere questo rituale. Teclis, che in quel momento è consigliere di Tyrion, che è l'incarnato della luce, organizza un grande teletrasporto di massa, ossia trasportare con i mezzi della magia tutte le armate rimaste del vecchio mondo a Middelnane. In quel momento Teclis fa una terribile scommessa: se avessero avuto successo, il mondo di Warhammer sarebbe sopravvissuto, altrimenti solo il caos, il nulla e la rovina avrebbero trionfato sul mondo di Warhammer. A questo punto viene dato vita a questo grande rituale. Teclis, è un concilio di maghi alti elfi, si riunisce e teletrasporta in blocco i rimasugli delle armate imperiali, i rimasugli delle armate dei nani, degli elfi, i non morti di Nagash, tutte le forze, gli orchi di Gringor, tutte le forze ancora disponibili nel mondo di Warhammer a combattere contro gli eserciti del caos. La battaglia di Middelnane, la seconda battaglia di Middelnane, è se possibile ancora più sanguinosa della prima, in quanto guerrieri vivi e morti combattono in una maniera invereconda per consentire agli 8 incarnati della magia di scendere nei sotterranei di Middelnane, dove Archaon e la sua guardia del corpo delle lame del caos, le stesse lame del caos che lo accompagnavano dai tempi in cui era solo un campione del caos tra tanti, si ergono contro questo nuovo portale che sta per essere aperto. In quel momento una figura solitaria avanza e sfida in combattimento Archaon, il dio guerriero Sigmar, quello stesso dio guerriero del quale Archaon ha negato l'esistenza, è lì davanti a lui e lo sfida a dimostrare una volta per tutte chi è il vero campione della fine dei tempi. Archaon ovviamente non si fa intimidire, insieme combattono questa battaglia. Archaon colpisce Sigmar, viene interrotto dall'arrivo di Gringor, che si interpone fra i due combattenti, convinto di essere lui a porre fine alla vita del campione del caos, ma il potere di Archaon è troppo forte e anche Gringor viene eliminato, viene addirittura ucciso, liberando il vento delle bestie. A questo punto Teclis, che è lì ma non ha un vento della magia, riesce ad assorbire il vento delle bestie, trattenerlo nel suo corpo e utilizzare quel potere per cercare di sigillare nuovamente la fenditura che si sta aprendo. Archaon e Sigmar combattono, il potere di Galmaraz contro il potere della sterminatrice di re si equivalgono, fino a che Sigmar capisce una cosa: da solo non riuscirà mai a
sconfiggere Arkham, il quale è pieno della potenza degli dei del caos. A questo punto, abbracciando il proprio rivale, si butta insieme a lui in un crepaccio, scomparendo dall'orizzonte della battaglia. In quel momento gli incarnati sembra che riescano a chiudere, non essendoci più un dominatore della fine dei tempi, o meglio, incapacitando il dominatore della fine dei tempi a prendere parte alla battaglia, gli incarnati riescono con il loro potere a quasi a sigillare l'apertura. Se non che, in uno degli atti di tradimento più biechi del mondo di Warhammer, Manfred von Castel, che era rimasto vivo, fino alla fine della storia, su consiglio di Belacor, che non era rimasto nell'ombra, ma che in spregio ai desideri del suo ex fantoccio, voleva essere lui ad avere l'ultima parola del mondo sul mondo di Warhammer, convince Manfred von Karsten a uccidere Balthasar Gelt, liberando il potere di un altro metodo della magia. A questo punto Teclis, stremato, non riesce più a contenere questa energia e il mondo di Warhammer a questo punto viene dilaniato dall'apertura di un terzo portale verso il caos, il quale ingloba qualsiasi cosa presente. E l'ultima visione del mondo di Warhammer, l'ultimo momento dei personaggi del mondo di Warhammer, sono Tyrion e Galadriel insieme, che guardano verso la nuova era al di là da venire, prima che il mondo di Warhammer, in un ultimo sussulto, esploda. Questa è, diciamo, la fine della storia di Archon, perché alla fine il dominatore della fine dei tempi ha posto il punto finale ad una storia lunghissima, piena di tradimenti, di battaglie, di atti d'eroismo, che ha coinvolto tutto il mondo di Warhammer, il quale, con una sola voce, aveva detto no alla propria distruzione, ma tutto questo non è bastato. Ovviamente la storia del mondo di Warhammer finisce e l'età del mito inizia. La storia di Archon: Archon non è rimasto ucciso nel crollo del vecchio mondo, è sopravvissuto, o meglio, passano i secoli, passano i millenni, il mondo di Warhammer scopre essere parte di un universo più vasto, e quando gli dei del caos, ormai stufi del loro piccolo giocattolo, svolgono da qualche altra parte, una scintilla appare, che altro non è che il dio guerriero Sigmar. L'età di Sigmar, l'età del mito, nasce in quel punto. Viene ricostruita una civiltà umana, vengono ricostruite tutte le enclavi che avevano costituito il vecchio mondo, quindi i nani, gli elfi, gli uomini, tutte le razze del vecchio mondo si ritrovano, fino a quando il dio del caos, nell'età del mito, quindi millenni dopo il crollo del mondo di Warhammer, scoprono che in realtà il lavoro non era fatto concluso, che il loro gioco in qualche modo era sopravvissuto. E a questo punto, quale modo migliore per ricominciare questo gioco nel non richiamare all'esistenza il loro più grande e temuto condottiero? Archon Everchosen cessa di avere il titolo di dominatore della fine dei tempi e assume il titolo, a corpo altisonante, di gran maresciallo di tutte le armate del caos, pronto nuovamente, insieme al suo figlio destriero Dorkar e prendendo la sterminatrice di re, a portare morte e distruzione anche nell'universo dell'età di Sigmar. Questo è l'ultimo video di questa tetralogia. Mi auguro che vi sia piaciuto, mi auguro che il personaggio di Archon, combattuto, dilaniato tra un senso di incredulità e la voglia di farla pagare agli dei del caos, che nonostante questo lo avevano ricompensato, vi sia piaciuto. Se avete domande, dubbi, perplessità su questo personaggio, sugli altri personaggi, sulla fine del mondo di Warhammer, sugli incarnati, fatecelo sapere commentando sotto qui nel video, e io non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti! Come fare? Guidare insieme una forza congiunta di tutte le forze dei popoli liberi della Terra di Mezzo? Gli Hobbit sono arrivati. Che la Terra di Mezzo. Scusate. Che non ha fatto la sua seconda colazione. Che sono i popoli... popoli liberi del mondo di Warhammer. La contea, il decumano ovest. Questa è una colombinata. Okay.